Abbiamo concluso questo bellissimo torneo con un'esperienza nuova per noi, portandolo da 8 a 12 squadre. È stato un impegno importante, un impegno che ha coinvolto e a cui devo ringraziare sinceramente oltre 25-30 persone, dei collaboratori per l'organizzazione in campo, l'organizzazione video, l'organizzazione delle statistiche, l'organizzazione di distribuzione del menu e dei bar e l'allestimento della palestra. Grazie a loro siamo riusciti a organizzare e fare questo bellissimo torneo. Un torneo nuovo per noi, come abbiamo detto, portandolo da 8 a 12 squadre e che quindi anche una giornata in più di lavoro per noi sempre, e che ha portato ben 6 nazioni al palestra Chicco Ravalla. Sono nazioni importanti cististicamente, perché parliamo della Germania, della Slovenia, della Croazia, del Montenegro e della Repubblica Ceca, oltre ovviamente dell'Italia, dove si sono presentate le migliori squadre italiane. Molte belle partite, anche terminate di un punto, molto affascinanti, soprattutto oggi nelle finali, fra il quinto e sesto posto e il terzo e quarto posto, terminate proprio l'ultimo secondo con canestri dalla distanza. Questo ci fa piacere, con un folto pubblico che ha sottolineato la presenza di questo torneo proprio a livello di internazionale di film. Quindi io sono particolarmente contento per la nostra società, per i nostri collaboratori che tutti hanno partecipato, hanno collaborato, si sono impegnati, tirandosi sulle maniche, facendo delle volte anche lavoro abbastanza impegnativo. Non ultimo quello del trasporto di tante società che erano arrivate a Imola in via aerea. Tutto questo noi dobbiamo solo ringraziare e per produrre sempre al meglio questa attività. Abbiamo aggiunto quest'anno anche una parte extra cestistica, extra palestra, portando tutti i ragazzi a vedere l'autodromo, a fare un giro dell'autodromo, la sala organizzativa dell'autodromo dove ci stanno i giudici di gara. Quindi è importante, una bella esperienza per loro, per tutti i ragazzi che penso ricorderanno per tutta la vita. Questa è un'età particolare di crescita, di formazione, dove loro sicuramente rimarrà impresso. Con questo augurio, con la situazione di questo augurio e soprattutto con il fatto che la partecipazione dei ragazzi che hanno portato entusiasmo, dove le società tutte hanno chiesto di riconfermare per il prossimo anno, tutte dicendo che hanno una squadra del 2011 nettamente più competitiva ovviamente per poter partecipare, noi auguriamo a tutti un sereno anno sportivo e soprattutto un arrivederci al prossimo anno. Grazie di tutto a tutti.